Siamo qui in Piazza Rivarolo con il candidato sindaco Fabrizio Bertotto della lista Riparolium per fare un'intervista un po' fuori dal comune, un'intervista informale, quattro chiacchiere e un caffè praticamente. Benvenuto. Buongiorno. Fabrizio. Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci ascolta. Siamo qua a Rivarolo, la città per la quale stai correndo alle amministrative. No, Rivarolo, la mia città. Io l'ho sempre chiamata così, continuerò a chiamarla così. Non è chiaramente una visione feudale della città, questo lo voglio specificare, però è la mia città. La città in cui ho fatto il sindaco, la città in cui vivo, la città in cui faccio vivere i miei figli, vivo con la mia famiglia, con mia moglie, è la mia città. La città che hai amministrato per diverso tempo e che hai vissuto. La città alla quale voglio bene, ho voluto bene, ho cercato di dimostrarlo negli anni in cui ho amministrato e alla quale voglio bene e lo dimostro con la tristezza che provo ogni volta che vedo qualcosa che non funziona o soprattutto anche ogni volta che mi trovo a essere lontano da questa città. Sullo sfondo abbiamo una delle fontane che avevi fatto realizzare che adesso è in via di restauro. Sì, è una fontana finalmente, era che ora di rimetterla in funzione, chiaramente. Ciao, grazie. Ecco, perfetto, bene, ci arrivano grazie. Anche i caffè. Allora. Ecco, quindi è la dimostrazione che stiamo facendo proprio una cosa, un momento informale e conviviale. Ok, grazie. Grazie. Sì, ricordo i momenti delle fontane quando i cittadini di Rivarolo hanno votato per scegliere il disegno che gli piaceva di più per realizzare le fontane, questa era stata quella vincitrice, poi le altre. Sì, sono anche contento che la rimettano in funzione, perché ma sai quante cose dicevano? Che non c'era il ricircolo dell'acqua, che veniva sprecata, delle cose più incredibili, no? Certo. È chiaro che è stata ferma, cos'è? 7 anni che è ferma e mi auguro che insomma si possa rimettere in funzione in fretta, perché comunque la fontana è il simbolo di una vitalità. Gli antichi romani addobbavano con le fontane la città, noi abbiamo inventato una di nuova. Certo. Sfatiamo subito una voce che si dice che correndo per le europee e per le amministrative una cosa toglie il tempo all'altra e di conseguenza se fosse eletto anche l'europee Rivarolo non avrebbe il suo sindaco. No, allora io corro per le europee, corro da sindaco, ho avuto l'esperienza in entrambi i ruoli, quindi ho fatto il sindaco, ho fatto il parlamentare europeo. Sono perfettamente consapevole del fatto che si possono fare tutte e due e che peraltro è un vantaggio. Ci sono stati esempi, io quello che mi amo citare e lo dico con un po' di commozione perché insomma era un amico ed è una persona che non c'è più, Gianluca Bonanno, grande sindaco della Valsesia, che purtroppo è deceduto in un incidente autostradale proprio mentre era sindaco e parlamentare europeo. Sì, ecco, forse il fatto che sia deceduto in un incidente stradale fa pensare che forse la vita di un sindaco quando fa anche il parlamentare europeo è particolarmente densa di spostamenti, questo è vero. Però se pensiamo alle sinergie che si possono fare, il fatto di portare un po' di Rivarolo in Europa e magari qualcosa dall'Europa a Rivarolo, io avendo veramente vissuto entrambe le esperienze sono convinto che si possa così immaginare di fare a Rivarolo qualcosa che non è mai stato fatto e non voglio spaventare nessuno, lo dico con molta pacatezza, ma pensiamo che cosa significa portare a Rivarolo magari contributi, finanziamenti europei, partecipare a progetti internazionali, magari avere qualche ospite importante. Io dico, ma non lo dico perché io ho la passione per la politica, ho la passione per Rivarolo e sono convinto che da entrambe queste passioni se ne possa ricavare qualcosa di buono, poi sceglieranno i cittadini, ma voglio convincerli che si può ancora sognare. Certo. Un'altra polemica, giusto per essere meno chiari con tutti e meno i cittadini possono sapere anche questo aspetto, che non hai presenziato al dibattito, al confronto organizzato da Libera. Sì, è vero. Quindi magari i cittadini vogliono sapere perché, visto che poi la gente parla, se ne dicono tante. Un'associazione che non è di Rivarolo, peraltro lo stesso giorno avevo incontri con i cittadini da altre parti già programmato, non, cioè, i dibattiti, i confronti li organizzino
le testate giornalistiche, cioè chi si occupa di informazione e di comunicazione, penso sia doveroso quando si può andare, e fateci tutte le domande, anche le più scomode possibili. Non vedo perché un'associazione che peraltro fa politica in maniera anche piuttosto marcata, la fa in un'area politica specifica che è particolarmente avversa alla mia, nell'ambito dell'amministrazione, dove io mi presento con lista civica, questo lo voglio sottolineare, uno di loro è candidato addirittura nella lista dei nostri forse probabilmente più forti avversari, non vedo perché avrei dovuto dare della visibilità a loro, cioè non li ritengo così autorevole da venire a Rivarolo e decidere chi invitare, come, quando, non, sinceramente, ma lo dico con rispetto, che facciano la loro attività politica e associativa, ma non lo ritengo un dovere da parte nostra accettare quegli inviti. Lo ritengo invece un po' più doveroso nei confronti di chi istituzionalmente si occupa di informazione, cioè là dove un dibattito organizzato ed è moderato da un giornalista professionista o pubblicista è un'altra cosa, ma quindi non, ripeto, non è assolutamente il caso. Poi è vero che loro hanno detto che il loro associato si è messo in sonno, adesso non so come si dice, o si è sospeso per una campagna elettorale o sa di me, ma come dire, cioè il loro posizionamento è chiaro, dopodiché io sono sempre stato disponibile, penso, non essere testimone, ma con tutti, qualunque giornalista di qualunque testata, di qualunque sito web, di qualunque cosa che abbia della professionalità può farmi tutte le domande, avrà sempre da me qualunque risposta. Parliamo di programma. Ecco, mi piace di più. Che sì. Un programma ricco, con tante idee, tanti progetti, sì. Ad esempio nuovi uffici comunali. Sì, siamo l'unica lista che parla di un nuovo palazzo comunale, o quantomeno di nuovi uffici. Voglio dirlo con chiarezza, Palazzo Lomellini resterà sede della sala consigliare. Quindi sede del Consiglio Comunale, che è una splendida sala consigliare che peraltro necessita anche di qualche intervento di restauro, visto che io adesso qualche anno che non la vedo, ma ricordo che qualche muro iniziava a scrostarsi, quindi però anche lì immaginiamo cosa può succedere. Allora, Palazzo Lomellini, che i cui cortili in collegamento con Piazza del Burro, a me piace chiamare così Piazza Letisetto, si può creare una situazione di pedonalità tra Via Ivrea e Piazza del Burro, perché l'apertura dei cortili, che potrebbero ospitare negozi, pubblici esercizi e quant'altro, quindi togliere il comune da lì significa dare vitalità alla seconda metà di Via Ivrea, che storicamente è un po' morta rispetto alla prima metà dal punto di vista commerciale, dal punto di vista della viabilità pedonale. Quindi immaginiamo un intervento come quello che è stato già fatto al fondo di Via Ivrea, nella seconda metà di Via Ivrea, in corrispondenza di Palazzo Lomellini, vetrine, cortili interni con utilizzo commerciale, e invece ospitare degli uffici comunali in un palazzo che abbia la funzionalità per ospitare degli uffici. Certo, tenere gli uffici a Palazzo Lomellini è fare violenza a quel palazzo ed è anche fare violenza a quei cittadini che entrano là dentro e devono chiedere indicazioni, gli uffici sono sparpagliati su due ali diverse, l'accessibilità è scomoda per chiunque, anche per chiunque abbia un passeggino, per chiunque sia su una sedia a rotelle, per chiunque sia anche semplicemente anziano e cammina con un bastone, cioè non sono obiettivamente adatti. Dobbiamo pensare agli uffici comunali dei prossimi 100 anni a Rivarolo, quindi abbiamo due idee. Una di queste è quella di utilizzare il palazzo che in questo momento è di un operatore privato, mi riferisco alla sede, vecchia sede dell'Agenzia delle Entrate, che però avrebbe una funzionalità e una predisposizione naturale ad essere ufficio, peraltro con parcheggi davanti, quindi con la caserma dei carabinieri di fronte, quindi devo dire sarebbe un luogo centrale e comodo per tutti. L'alternativa invece è di utilizzare l'edificio che abbiamo in mente in sostituzione delle vecchie scuole elementari, sempre che si riesca a fermare quello che è attualmente in corso, ma in ogni caso qualcosa lì verrà costruito, anche perché le scuole elementari dovranno avere un loro utilizzo che non può essere quello del vuoto, di vuoto. A me i vuoti non piacciono, perché poi vengono, immagino i vuoti coperti da una distesa di parcheggi, di macchine in superficie, no, parcheggi interrati,
parcheggi devono esserci, ma interrati soprattutto nel centro, perché i parcheggi a raso con file di macchine davanti a qualche edificio a riempire qualche vuoto vanno bene per le periferie dell'area metropolitana di Torino, non va certo bene per il centro di Rivarola. Mm-hmm. Parlando di scuole, anche la scuola media, che è la vecchia scuola media ormai lo dico scherzosamente con Martino Zucco, che ho già indicato come prossimo vice sindaco, grande esperto di scuola, di istruzione, di edilizia scolastica. Lui si deve anche il fatto di aver realizzato le scuole elementari. Io ho detto, quando abbiamo amministrato abbiamo fatto l'asilo, abbiamo fatto le nuove elementari e adesso dobbiamo fare le medie, no? Quindi, certo. Quindi no, sicuramente bisogna fare la scuola media, non già vecchia quando lo facevo io. Quindi demolizione e ricostruzione, nuovi edifici con una struttura completamente diversa per completare quel polo scolastico al quale abbiamo dato vita quando abbiamo appunto realizzato le scuole elementari. Quindi completamento delle scuole elementari, perché poi sono rimaste, cioè non l'hanno finite, nemmeno finite quelle. E quindi bisogna completare anche per avere la disponibilità delle aule per le scuole medie in attesa che si costruiscano quelle nuove, perché non dimentichiamo che nel frattempo bisogna comunque dare continuità all'attività scolastica, quindi sicuramente scuole medie sono una priorità insieme esattamente al nuovo palazzo comunale. C'è stato un incontro con gli autorappresentanti dell'ANFAS e hanno sollevato alcune criticità che loro possono incontrare per la città, quindi delle barriere architettoniche, se vogliamo dire. Una di queste riguardava ad esempio i passaggi pedonali. Sì, sì, ma abbiamo parlato di tante cose con i ragazzi dell'ANFAS, poi i problemi loro sono anche problemi di tutti. Abbiamo parlato di inquinamento, abbiamo parlato di dialogo con l'amministrazione comunale, abbiamo parlato di viabilità pedonale e su ruote, come nel loro caso, anche perché dobbiamo fare i conti che con, per fortuna, una popolazione che ha una vita media sempre più lunga, persone che hanno problemi di deambulazione sono sempre di più, non necessariamente il disabile conclamato, ma anche il novantenne che magari può avere qualche problema di deambulazione, bisogna di camminare con un bastone o quant'altro, addirittura con un trolley per appoggiarsi, sì, mentre camminano. Quindi si è parlato di viabilità pedonale. Io sono sempre stato molto attento al fatto che la viabilità pedonale fosse agevolata in una situazione di comodità e di sicurezza ed anche in prossimità dei posti dove la gente ha piacere di passeggiare, quindi in prossimità delle vetrine, in prossimità dei dehors. Quindi ho sempre studiato la viabilità pedonale in ragione del fatto che i pedoni che passeggiano rappresentano la vitalità della città. Per me il concetto di vitalità è assolutamente importante. Gli attraversamenti pedonali noi avevamo fatto e continuo a pensare che fosse una buona scelta un sistema di attraversamenti pedonali a filo con pietre peraltro nobili, porfido e marmo di Carrara, che avevano il vantaggio di essere dossi e quindi avrebbero rallentato la viabilità veicolare in prossimità degli attraversamenti e delle rotonde. Nello stesso tempo portavano a livello i due marciapiedi. Non dimentichiamo che parliamo di un contesto urbano realizzato anni e anni fa, decine se non centinaia di anni fa, quindi è normale che i marciapiedi da due parti opposte della strada possano non essere allo stesso livello, quindi il fatto di collegarli con un dosso significa automaticamente portarli a filo e quindi con facilità di passaggio per chi è su ruote e anche per chi spinge un passeggino. E nello stesso tempo rispettoso anche del fatto che l'asfalto, che invece è sulla carreggiata stradale, deve avere le sue inclinazioni per evitare il formarsi di pozzanghere d'acqua per poter far scivolare l'acqua e i bordi. Quindi era uno studio ad hoc che era stato fatto, anche perché poi marmo e porfido, oltre che dare, vuol dire, quel tocco di eleganza che la città merita, dava anche continuità in termini di manutenzione, cioè non bisogna ripiangere le strisce, sì, sull'asfalto ogni 6 mesi, chiaramente ogni 2-3 anni devono essere
modificati, perché il traffico, soprattutto le vetture più pesanti, i mezzi pesanti, dopo 10 anni è chiaro che necessita di un intervento che però è anche abbastanza veloce, quindi vuol dire è praticamente il tempo che si metterebbe a riverniciare le strisce, si ricementano quelli che si sono mossi, si rilevellano quelli che si sono affossati un pochettino di più, e voglio dire, è normale che dopo, però lo si fa ogni 2-3 anni invece che ogni 6 mesi, quando bisognerà poi riverniciare le strisce, e soprattutto più belle. Quindi parlando con i ragazzi ho spiegato anche le ragioni per cui era stato utilizzato quel sistema, che aveva anche appunto il grosso vantaggio di fermare le macchine, che invece sull'asfalto, soprattutto a filo, non rallentano, anche se magari c'è una rotonda. Quindi ripeto, era stato studiato così, poi parto dal presupposto che tutto è migliorabile, però obiettivamente marmo di Carrara e porfido, anzi vorrei sapere dove sono finiti, perché hanno anche un discreto valore, ecco. Certo. E poi i ragazzi vorrebbero partecipare maggiormente alla, sì, diciamo, alla vita. Che simpatici, sì, ragazzi che poi non sono più tanti ragazzi, ormai l'età inizia a passare anche per loro, li ho rivisti volentieri, loro si ricordavano e quant'altro, sì, loro vogliono partecipare alle nostre attività, ho già detto che loro autorappresentante, loro hanno un loro sistema elettorale attraverso il quale eleggono il loro rappresentante, abbiamo già deciso che il loro rappresentante entrerà a far parte come membro giunto della nostra commissione consigliare comunale in materia di servizi sociali, quindi la commissione che si occuperà di quello del sociale, e mi sono anche impegnato di far transitare attraverso il parere di quella commissione quelle progettualità che riguardano la viabilità, che riguardano le grosse opere pubbliche, per avere un parere delle commissioni. Il mio compito sarà quello anche in amministrazione, a differenza di quello che avevo fatto quando ero io sindaco. Questo è una critica, tutti criticano me, ma il miglior critico di me stesso sono io. Ho avuto il difetto di non aver fatto lavorare abbastanza le commissioni consigliari, quindi il mio compito sarà quello invece di far lavorare di più le commissioni consigliari, e vorrò il parere di quella commissione in merito agli edifici pubblici, le opere pubbliche più rilevanti e le opere di viabilità. Il programma è ricco e denso, qualche altro punto, non so, materia di sicurezza, politiche sociali? Ma guarda, sempre ieri chiacchierando con i ragazzi dell'ANFAS mi è stato chiesto ad esempio sul materia dell'inquinamento, dice Rivarolo una città caotica, e quindi allora io innanzitutto gli ho detto che per fortuna, anzi è un po' meno caotica di come la ricordavo io, e vorrei che lo fosse di più, dove per caotica io preferirei usare il termine vitale. Dopodiché il tema dell'inquinamento c'è, è vero, ma no, vuol dire, non a livelli d'allarme, quindi mi auguro che siano sempre di più coloro che si collegheranno al teleriscaldamento, perché più casa abbiamo, meno caldaietta abbiamo, soprattutto quella a gasolio, quella a nafta, mi auguro non ce ne siano più a carbone, ma magari ce n'è ancora qualcuna, è meglio, perché comunque meno riscaldamento individuale abbiamo e più è centralizzato e meno si inquina, perché ricordo che 1000 caldaiette individuali inquinano 3 volte di più quello che può fare un'unica caldaia centralizzata che le sostituisce, quindi è un discorso proprio di efficienza energetica. Poi ci sono, io ho il vantaggio di girare molto per l'Europa, ma la cosa più semplice per andare, guardate che l'inquinamento peggiore è quello delle cosiddette polveri sottili. La causa maggiore delle polveri sottili è la mancata pulizia delle strade. Quindi io vedevo addirittura città come Mosca, passano in continuazione a pulire e lavare le strade, quindi non a spostare la polvere, quindi proprio a togliere. Ecco, una maggiore, migliore pulizia delle strade abbatterebbe di tantissimo quell'inquinamento, che peraltro non si vede, ma lo si nota poi in seguito, certo, determinato dalle polveri sottili. Quindi cose, diciamo, anche abbastanza semplici che risolverono invece dei problemi abbastanza complicati. Un altro problema che c'è a Rivarolo, problema, diciamo questione che poi diventa un problema per le associazioni, è quella della sede. I commissari avevano stipulato una convenzione con le varie associazioni per dar loro la sede, dietro pagamento, poi si era bloccato tutto, si era fermato tutto, e quindi ci sono associazioni che in realtà o non hanno la sede o hanno una sede ma non hanno una convenzione firmata.
Sì, beh, è chiaro che il quadro delle associazioni poi vanno distinte per categoria, dall'associazione di volontariato, l'associazione d'arme, le associazioni sportive, le associazioni che promuovono iniziative sul territorio. Ognuno ha le proprie peculiarità. Secondo me le sedi vanno individuate in ragione anche di quelle che è la loro attività prevalente. Io sul mondo dell'associazionismo in generale vorrei fare un'azione amministrativa importante, cioè quella di farle crescere anche come numero, perché poi sta nell'associazionismo, nella gran parte delle azioni di vitalità sul territorio della città. E il fatto delle sedi lo legherei all'attività prevalente, perché noi abbiamo delle location fantastiche che potrebbero essere sedi e nello stesso tempo sede della loro attività prevalente. Penso al Parco del Castello, perché magari qualcuno non si può occupare di organizzare in una certa maniera, con una certa quantità di eventi nel Parco del Castello, le scuderie del castello, il castello stesso. Cioè, abbiamo Villa Vallero, sul quale abbiamo un progetto particolare, quindi abbiamo tutta una serie di immobili a disposizione. Chiaramente la contropartita deve essere un'azione sulla città, quindi attività sulla città, attività di tipo sportivo, di tipo volontario, di soprattutto organizzazione di eventi, perché Rivarolo era il salotto del Canavese, certo. La capitale del Canavese, l'abbiamo chiamato in tutti i modi, grazie all'intraprendenza di tante associazioni che venivano aiutate o con la quale si collaborava per l'organizzazione di eventi. Ricordo che la Notte dei Saldi siamo stati i primi in tutto il Canavese a lanciare la Notte dei Saldi, e anche lì, vedete, le cose bisogna anche provarle. Noi abbiamo fatto la Notte dei Saldi, che ha avuto un successo enorme. Ricordo la prima è stato da lì, poi si è dato continuità all'evento, aggiungendoci poi, unendo altri eventi legati alla gastronomia e quant'altro. Però ricordo la prima Notte dei Saldi, è stato un grande successo. L'abbiamo proposta nel periodo invernale e non abbiamo avuto più lo stesso successo, perché durante il periodo invernale la Notte dei Saldi si era dimostrata un po' troppo fredda e quindi non ha avuto lo stesso successo. Quindi ha funzionato quella in una direzione e non ha funzionato l'altra. Quindi, ripeto, io sono dell'idea che le associazioni debbano avere una loro location in ragione della loro attività prevalente, e soprattutto che le associazioni debbano crescere di numero, e un ragionamento particolare lo volevo fare invece su Villa Vallero, che per noi deve diventare il polo della cultura. L'intenzione è quella di mettere in Villa Vallero anche la sede della biblioteca, dell'archivio storico, ospitare eventi, organizzare meglio la questione del Gattile dietro, il parco con un utilizzo che potrà essere anche legato all'esposizione di elementi artistici, parlo di scultura, certo. Cioè ciò che può essere ospitato in esterno. Quindi ripeto, un ragionamento su Villa Vallero lo stiamo facendo anche in termini di poter edificare a fianco qualcosa che possa ospitare anche la nuova biblioteca. Insomma, sicuramente Villa Vallero, anche per la sua collocazione con facilità d'accesso, i parcheggi vicino, potrà dare molto, piuttosto che essere territorio in questo momento di scelte improvvisate, piuttosto che chiaramente provvisorie. Ma a me preoccupa sempre che poi a Rivarolo, come nel resto d'Italia, non c'è mai nulla di più definitivo del provvisorio, ecco. Sì, è vero, è sempre così in Italia. Tra gli eventi, un altro aspetto importante, un altro settore importante che richiede comunque la vitalità degli eventi è lo sport. Sì, lo sport richiede investimenti. Quindi c'è da rifare il manto erboso, c'è da mettere mano alla piscina, c'è un problema strutturale degli spogliatoi nel centro polisportivo. Quindi nel nostro progetto c'è l'idea di alzare di un piano la palazzina in modo da ospitare gli spogliatoi sia per la piscina, sia per il campo da calcio, sia per il palazzetto, nella palazzina centrale. Quindi tutto il piano del bar sarebbe tutto adibito a spogliatoi, che sono collegati a quel punto con la piscina, e quindi avremo una situazione con degli spogliatoi adatti ad essere utilizzati come tale. Invece il bar, la sala riunione, sarebbe alzato di un piano, peraltro con vista sul campo da calcio, sull'impianto. La piastra davanti la vorremmo coprire con una tensostruttura per avere uno spazio utilizzabile anche nelle mezze stagioni per eventi sportivi e quant'altro. Gli spazi attualmente occupati dagli spogliatoi
della piscina, quelli vecchi che sì, non saranno più utilizzati, possono essere utilizzati per una seconda vasca con acqua bassa per cose diverse, può essere la recuperi, pensiamo soltanto per gli anziani che non hanno l'acqua profonda, per l'utilizzo da parte disabile, da parte dei bambini, quindi una seconda vasca chiaramente con un uso diverso rispetto al nuoto libero che si può fare nella prima vasca, ma soprattutto, ripeto, l'impianto dei nuovi spogliatoi nella palazzina centrale, la sostituzione del manterbolso in via Merlo, il rifacimento della pista che non gli è stata fatta la manutenzione ordinaria, quindi bisognerà fare quella straordinaria, il nuovo campo da calcio, quindi chiaramente bisogna portare investimenti nelle strutture. Poi gli eventi, quindi lo sport in città, quindi pensiamo alla giornata dello sport, quindi porteremo le associazioni sportive nel Parco del Castello, sotto al viale. Ricordo quando avevamo montato la piscina dietro al Palazzo Comunale in Piazza del Burro, quindi ecco, quello mi piace, cioè portare gli sport in luoghi insoliti come giornata dello sport e poi fare le porte aperte magari presso gli impianti sportivi per portare invece i cittadini sugli impianti sportivi, sono due cose diverse. Chiaro che quando poi si portano i cittadini, ma anche c'è anche il tema della viabilità, questo mi preme sottolinearlo, che Rivarola ha un problema di viabilità importante, il fatto che Corso Italia sia un corso al quale non c'è alternativa, quindi bisogna assolutamente prevedere una sorta di circonvallazione che raggiunga proprio il centro polisportivo che ci giri attorno, perché in questo modo noi potremmo non avere tutto il traffico che, ahimè, noi abbiamo solo un pezzo di circonvallazione, manca l'altro pezzo, non abbiamo anche strada della Ceresetta, quindi Corso Arduino in questo momento è l'unico accesso per chi arriva da Feletto, quindi tra strada della Ceresetta e un'alternativa a Corso Italia in zona nord, Rivarolo potrebbe avere anche quelle vie di transito per quella viabilità che non si ferma a Rivarolo, ma o che magari deve raggiungere luoghi specifici, tipo ad esempio il centro polisportivo. Quindi un centro polisportivo che deve essere sicuramente meglio strutturato, ma un centro polisportivo che debba essere anche meglio raggiungibile. Quindi assolutamente, abbiamo già fatto una rotonda proprio lì vicino, certo, proprio perché ci sarebbe il collegamento con Corso Indipendenza e bisogna completare quel collegamento, quindi da Corso Indipendenza per raggiungere il polisportivo, ma attorno al polisportivo bisogna realizzare una viabilità che sia alternativa a Corso Italia, perché se no quando passa il Giro d'Italia, se passa il Corso Italia blocchiamo tutto, invece dobbiamo poter ospitare ma avere anche una viabilità alternativa. Certo. Quindi un progetto per rilanciare Rivarolo oltre frontiera, per far conoscere Rivarolo al di fuori? Rivarolo Rivarolo deve allargare il proprio campo d'azione al territorio del Canavese, cioè deve ritornare a essere non capitale, ma senza assolutamente essere offensivi nei confronti di nessuno, ma essere un po' la vetrina del Canavese alle porte del gran paradiso. Uh-huh. Non dimentichiamo che alle nostre spalle, noi siamo pianura, ma alle nostre spalle abbiamo tra le più belle montagne d'Europa. E quindi un ragionamento per essere la vetrina di un turismo anche estivo, legato alla realizzazione di strutture particolarmente ludiche. Adesso c'è il comune di Frassinetto che ha l'Arcansel, che è già di San Evento, ma parlavo ieri in Regione Val d'Aosta. Cioè, sulle montagne bisognerebbe lanciare, e anche nel Parco Nazionale, il tema del turismo estivo, anche il turismo di giornata, il turismo del weekend, non vogliamo essere competitivi nei confronti di Firenze e Roma, però legato all'enogastronomia e quant'altro. Io quando ero in Parlamento avevo ospitato dei produttori di vini del Canavese, ecco, vorrei che Rivarolo diventasse la vetrina di tutto ciò che è la produzione e l'offerta in termini turistici, in termini gastronomici, in termini anche di erogazione dei servizi per la nostra industria, perché come noi siamo anche un polo formativo non indifferente, perché poi qui se no, non manteniamo la produzione non è che pensiamo di poter vivere di turismo, e queste iniziative possono essere oggetto di una ribalta istituzionale internazionale nell'ambito della struttura del Parlamento europeo. Questo è assolutamente fattibile, così come sarà abbastanza facile ospitare importanti parlamentari di altri stati europei che
non ho difficoltà a dirottare a Rivarolo, magari per l'organizzazione di eventi, tavole rotonde, quindi l'occasione di portare un po' di internazionalità a Rivarolo e far conoscere Rivarolo a chi è magari dall'altra parte delle Alpi o addirittura più lontano, parlo dei paesi del nord Europa. Certo. È una situazione assolutamente gestibile, ma che soprattutto potrebbe portare non tanto la conoscenza di Rivarolo, ma di un territorio canavesano, perché da sola Rivarolo, come da sola Chivasso, Ciriè, Ivrea e tutta anche la serie di comuni più piccoli, non andremo da nessuna parte, non saremo nemmeno proponibili in termini di marketing territoriale. Certo. Se invece facciamo un ragionamento canavesano e ho dialoghi in corso, peraltro in occasione delle elezioni comunali si vota oltre che per le europee anche per le regionali, quindi abbiamo anche l'occasione di cambiare governo regionale, dove conto di avere tutta una serie di relazioni importanti, anche perché molte persone a me vicine sono sicuro che saranno elette, qualcuno avrà anche ruoli importanti, quindi devo dire che con un dialogo un po' più strutturato con la regione sul canavese in generale, che ha comunque intorno a Rivarolo, e lo dico perché per me Rivarolo è un po', non dico l'ombelico del mondo, ma qualunque sindaco, la propria città è la cosa più importante in assoluto, Rivarolo è la vetrina di questo movimento canavesano che sicuramente avrà una ribalta internazionale. Sì, Rivarolo vetrina e anche Rivarolo viva, organizzando eventi, come hai detto un attimo fa, con convegni, tavole rotonde, ma non solo con parlamentari che vengono da fuori. Gli eventi devono ritornare a esserci, io penso a Cioccolauto, anche un po' per interesse personale, perché le mie grandi passioni sono il cioccolato e le automobili, e quindi, però vedete, anche lì c'era un sottile riferimento al fatto che il canavese è il territorio per l'eccellenza legato all'industria automobilistica, all'industria dell'autotrazione. Quindi esaltare il ruolo e la storia dell'automobile è un omaggio alle nostre aziende che lavorano moltissimo nel settore dell'automotive, della locomozione in generale, della trattoristica, del movimento terra. Cioè, noi dobbiamo anche esaltare le nostre peculiarità, noi siamo terra di produzione, quindi da questo punto di vista Cioccolauto era un omaggio all'automobile e anche un omaggio alle golosità dolciarie del Piemonte, della nostra regione, quindi Cioccolauto. Penso al ritorno del Carnevale di Rivarolo, che potrebbe essere anche un Carnevale del Canavese, immagino un weekend carnevalizio che possa coinvolgere giorno e notte, alternandosi i comuni limitrofi, cioè pensiamo magari a eventi espositivi che possono essere diffusi avendo magari la loro centralità in Villa Vallero, ma che possano essere condivisi dai comuni limitrofi in modo tale che si possano anche sfruttare con l'enogastronomia, che è comunque un elemento che può attrarre nel fine settimana cittadini dal capoluogo. E su questo punto mi permetto di sottolineare l'importanza strategica di modificare completamente il rapporto che si ha con Torino in termini di collegamenti. Io sono convinto che il nuovo governo regionale, col quale batterò i pugni già dal primo giorno, il primo giorno no perché devono ancora insediarsi, ma dal secondo, per avere un collegamento veloce e rapido con Torino, perché non può essere che la canavesana ci metta un'ora, un quarto, io ho già fatto la battuta che ci metto di meno andare a Bruxelles con l'aereo che con la canavesana a Torino, questo non può essere. Quindi collegamenti veloci con Torino, in modo che Rivarolo diventi anche un po' l'hub di riferimento per quelli che possono arrivare a Rivarolo, parcheggiare le macchine a Rivarolo, quindi parcheggi in prossimità della stazione, non la situazione che abbiamo adesso. Quindi parcheggi comodi, immaginiamo le persone che utilizzano Rivarolo, fanno la spesa a Rivarolo, comprano il giornale a Rivarolo, si fermano a Rivarolo, prendono il treno per andare a Torino, al ritorno fanno la spesa e vanno a casa. Cioè, quindi è Rivarolo appunto anche diciamo visto come l'avamposto prima del capoluogo torinese, che ha una sua vitalità, una sua, diciamo, brillerebbe di luce propria, ma i collegamenti per i nostri studenti, per i nostri pendolari, per quelli che si possono aggiungere devono essere assolutamente più efficienti, quindi il dialogo con il nuovo gestore, che è Ferrovie adesso, perché non è più la GTT, deve essere un dialogo, magari mettiamo sul tavolo anche magari qualche contributo e finanziamento europeo, questo non mi sarà difficile farlo trattandosi di aziende strutturate
immaginando il mio ruolo dentro l'Unione Europea, ma nello stesso tempo mettiamo sul tavolo qualcosa, ma nello stesso tempo mettiamo anche qualche pugno sul tavolo, perché la situazione è assolutamente inaccettabile, ma inaccettabile per il ruolo che Rivarolo di fatto deve avere, ma non soltanto Rivarolo, il canavese ha in dialogo con un capoluogo che purtroppo è stato in questo momento, in questi ultimi anni, anche oggetto di una sbagliata ed errata politica regionale. Perché io ricordo ancora quando si è chiuso il centro della Eton, parliamo del quartiere generale della Eton, qui tutti i palazzi uffici, quanto per trasferirli a Torino, operazione fatta dalla regione con finanziamenti europei. Mi domando qual è stata l'utilità per la regione, per la provincia di Torino, spostare il quartier generale della Eton da Rivarolo a Torino, peraltro con soldi pubblici. Ecco, questo non deve assolutamente più accadere, così non deve nemmeno più accadere che la regione utilizzi fondi europei per finanziare ad esempio i corsi di yoga per i Rom o cretinate di questo genere, ma un'oculata gestione dei fondi europei da parte della regione e una maggiore attenzione da parte dell'Europa nei confronti di questa provincia, di questo territorio, penso che possano a ruota avere un'importante e positiva ricaduta sul territorio di Rivarolo, che ripeto, per quanto riguarda il canavese occidentale, è l'avamposto che brilla di luce proprio prima di un capoluogo importante, devo dire bellissimo, qual è anche la città di Torino. Sì, anche perché il servizio del trasporto è veramente importante, è fondamentale, è per riuscire a lanciare la città al territorio. Lo sai benissimo, sono laureato ormai da 30 anni in economia e commercio, geografia economica, una materia peraltro biennale che ci hanno insegnato che le aree di sviluppo sono determinate dalle reti di collegamento. Non è l'antichità, chissà perché tutte le città sono nate a ridosso dei fiumi, ma i fiumi erano le autostrade di 2000 anni fa. Allora, nell'intersezione delle reti di collegamento si sviluppavano le civiltà e adesso si sviluppano le aggregazioni urbane. Rivarolo, che necessariamente deve crescere in termini di vitalità, deve crescere in termini di cittadinanza e quant'altro, deve avere degli collegamenti adeguati, perché mi immagino anche di portare residenzialità a Rivarolo da Torino, perché alla fine uno che abita a metà di Corso Francia, se lavora in centro a Torino, ci mette lo stesso tempo che ci metterebbe da Rivarolo, e magari vive un contesto molto più a misura d'uomo, quello vivrebbe a Rivarolo, che non magari nella periferia di Torino. Quindi noi dobbiamo anche essere accattivanti nei confronti di quella residenzialità per muovere anche il nostro mercato immobiliare, salvaguardare e incentivare i recuperi in centro per avere sempre più residenzialità in centro, perché la residenzialità in Rivarolo, attraverso le grandi operazioni di recupero che si possono fare, garantisce continuità, crescita e soprattutto quella vitalità, e lo ripeto, penso sia la parola che ho più ripetuto in questa intervista, in questa chiacchierata, a questa splendida città. Ci può essere anche un ritorno delle attività produttive, cioè un aumento delle attività produttive a Rivarolo, cioè aziende che decidono di investire aprendo a Rivarolo, rinanciandola, può essere comunque io, una cosa fattibile. Sono molto chieto, possiamo stare un po' d'acqua nel frattempo, perché penso la verso anche a te, mi sembra giusto, ma ho bisogno anch'io di sorseggiare. La dimostrazione è che stiamo proprio facendo una chiacchierata. Sono molto chiaro, da solo a Rivarolo no, il canavese sì. Allora, se il polo dello stampaggio di Favri e di Busano fosse sviluppato a pieno, Rivarolo sarebbe la città più deputata ad ospitare tutto ciò che riguarda i servizi collegati alle attività produttive. Vedete, io non credo più al fatto che ogni piccolo comune, e poi siamo in Piemonte, quindi il concetto di piccolo comune in Piemonte è drammaticamente centrale, non può essere che ogni piccolo comune ha la sua piccola zona industriale. Le zone industriali devono essere grosse, ben strutturate, certo, e ben collegate. Quindi il polo dello stampaggio, anche per ragioni di ottimizzazione dell'efficientamento energetico, quindi è evidente che a livello artigianale Rivarolo può avere qualcosa di produttivo, ma Rivarolo deve essere la sede della formazione professionale, degli studi di ingegneria, degli studi dei professionisti, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri che possono lavorare al servizio dell'industria, i centri contabili,
voglio ribadire il concetto della formazione professionale, che comunque è un indotto produttivo. Poi se chi lavora all'ingegnere va a progettare a Favria, tra Favria e Busano, va benissimo, cioè che progetti arriva a Rollo ma che poi la sua opera d'ingegno venga realizzata lì. Noi dobbiamo ragionare in termini produttivi, perché siamo la patria dell'automotive di qua come dall'altra parte dell'orco, intendo verso Ivrea, sono più la patria della meccatronica, dell'elettronica e quant'altro, dell'informatica. Noi dobbiamo realizzare poli grossi, importanti in termini produttivi, e poi le città come Rivarolo, come Ivrea, essere il centro servizi di queste aree, dove a Favre Busano si può battere il ferro, a Rivarolo si può venire a dormire se si ha bisogno di un albergo, si va dal commercialista, si è magari una situazione più comoda per lo shopping e quant'altro, magari ci possiamo. Ma certo, chiaramente bisogna ragionare in termini di territorio, da soli non si può pensare certo di portare la grande industria, dobbiamo fare quei recuperi urbani che chiaramente portano reddito, penso al settore delle edilizie, penso ad abbassare gli oneri di urbanizzazione per chi magari fa i recuperi dei vecchi edifici o realizza quelle zone che ancora rappresentano dei buchi nel contesto urbano. Non dobbiamo consumare territorio in giro, dobbiamo eccetera. Penso al grande settore dell'agricoltura, che credimi, vedo le cose, la mia passione della politica estera in proiezione. L'agricoltura e l'allevamento saranno, soprattutto per il Piemonte, la più grande risorsa dei prossimi 20 anni. Quindi i nostri operatori agricoli, i nostri operatori agricoli, quindi agricoltura e allevamento, dovranno sviluppare tutta una serie di, e lo stanno facendo perché sono già la seconda generazione, tutta una serie di tecnologie. Con l'utilizzo dei droni, con l'utilizzo di sistemi informatici, soprattutto in collegamento al fatto che tutti i termini legati ai chilometri zero, al mangiare naturale, al cibo biologico, al mangiare sano, all'alimentazione sana e mediterranea, io penso anche soltanto all'inserimento di questi prodotti nelle nostre mense scolastiche, penso a un'integrazione tra commercio ambulante e commercio fisso per utilizzare meglio il commercio. E quindi i nostri produttori che possono vendere in determinati giorni direttamente sul territorio cittadino. Quindi ripeto, Rivarolo è una grande vetrina, il commercio è l'anima di Rivarolo, con la realizzazione dell'Urban Center l'abbiamo dimostrato che ha portato molto a Rivarolo. Pensiamo cosa sarebbe Rivarolo senza l'Urban Center, pensare che in tutte le liste abbiamo solo avversari di quella struttura. Ma penso al dopo, penso ai nostri commercianti, pensiamo soltanto un'idea, guarda, visto che siamo al tavolino di un bar, se ogni tanto il venerdì sera, chiusura prolungata, chiusura ritardata dei negozi, aperitivi in tutti i pubblici esercizi con servizi musica, di aperitivo, musica, guarda, certo. Tutti i venerdì sera, sarebbe bellissimo, no? nei mesi più caldi, chiaramente, no? Questa è un'idea, ripeto, ne ho parlato anche con i gestori pubblici esercizi, con i commercianti con i quali mi sono confrontato, e chiudere alle 10 di sera, ma o alle 9 anche soltanto, però in quelle ore ancora fare l'aperitivo, l'happy hour rivarolese, gli aperitivi nel parco, gli eventi nel parco del castello, le feste, piccoli concerti, feste della birra o piuttosto dei nostri vini locali, certo. La birra. Io, il dramma di vivere a Bruxelles per tanti giorni, che purtroppo io non bevo birra, ma abbiamo un sacco di produttori di birra artigianali, ma si possono fare cose. Rivarolo è una grande, bellissima e potenzialmente splendida vetrina, deve soltanto essere riempita, ma la riempiamo anche con qualcosa che deve arrivare dall'esterno, ma non il mercato della crocetta, non il street food che arriva da chissà dove, con i nostri operatori. Io non voglio il mercato, io voglio il mercato di Rivarolo, al limite il mercato di Rivarolo che viene portato in giro col marchio mercato di Rivarolo. Cioè vorrei che fosse esaltato un po' di più questo marchio Rivarolo, il brand Rivarolo, che eventualmente viene diffuso sul territorio del canavese. Perfetto. Direi che è un programma ricco, sicuramente ci sarebbero ancora tante altre ma cose, sì, di cui parlare. Un sacco di cose, l'entusiasmo non manca, la squadra c'è, come ho già detto quando l'abbiamo presentato, io non ho nemmeno presentato la squadra, perché tanto i miei candidati, voglio dire, non hanno bisogno di essere presentati.
Abbiamo presentato il programma. Certo, è importante. Il programma, il sogno, la voglia di fare. Ripeto, sono un sognatore, ho sempre voluto bene a questa città e, come dico sempre, sì, magari andrò anche a Bruxelles, ma anche quei giorni in cui mi capiterà di andare a Bruxelles a Strasburgo per allenare, ci andrò con, come ho detto, già scritto in qualche mio post, prendendo il Rivarol e portarmela con me per mano. Grazie Fabrizio Bertotto, continuate a seguirci.